vi prometto di venire da solo con più calma, perché ci vuole veramente del tempo a seguirla, ci sono delle cose interessantissime, è veramente stata fatta una cosa eccezionale, ma al di là del, cioè sicuramente per emozionante per chi è legato al Genoa, però in generale è straordinaria proprio perché racconta quelli che sono stati gli inizi del calcio. Per chi ama comunque questo sport è una cosa da non perdere assolutamente. Beh, di Udine è una bella partita, arriva alla fine di una settimana che speriamo di rendere molto importante. Andiamo a giocare in casa della prima in classifica, devo dire meritatamente, perché Udinese sono anni che è una società che si propone ad altissimi livelli e quindi sarà una partita oltremodo sentita. Abbiamo un giorno in più di recupero rispetto alla partita di mercoledì, quindi stiamo recuperando anche quelli che sono gli infortunati, sono quattro, sono fuori ancora questa settimana, non recuperiamo nessuno, però recuperiamo Juric che era squalificato e poi insomma ci presentiamo comunque a Udine sperando di chiudere bene questa settimana. L'Udinese insomma, è una squadra. Sta dimostrando quei risultati, ci arriviamo anche nel momento di grande euforia per loro, no? Quindi, poi dopo sul campo credo siano due squadre che si conoscono bene, loro hanno cambiato molto poco rispetto magari all'anno scorso, noi sicuramente di più, però insomma, sono due squadre che ormai a questi livelli ti conosci molto bene come gioca una, come gioca l'altra, quindi non penso che sia questione di sorprese, ma sarà una questione insomma di interpretare bene la gara, di avere energie e di giocare bene. Ma per caratteristiche delle squadre sembrerebbe una partita dove insomma i gol ci possono essere, poi però insomma è imprevedibile la cosa. Credo che sia una partita dove conta molto il risultato. Sarebbe importante per entrambe le squadre fare una vittoria, darebbe una svolta importante a tutte e due le società, insomma, quindi sarà una partita, credo, giocata fino all'ultimo con la voglia di fare il risultato pieno, questo sì. A Milano abbiamo cambiato nell'arco della stessa gara più volte, ma sotto questo aspetto abbiamo sempre, ma anche negli anni dietro, siamo sempre stati piuttosto duttili nel modificare soprattutto dietro, non tanto in avanti, che cerchiamo di rispettare sempre i tre attaccanti, ma passare alla difesa 3 o 4 lo facciamo anche nell'arco della stessa partita, diciamo che quest'anno adesso ci è venuto a mancare magari il Modesto e quindi che ha caratteristiche magari più offensive, quindi a sinistra tra Bocchetti e Criscito magari sono un po' più difensori, però una caratteristica che cerchiamo di mantenere, quella di poter modificarci anche in gara. E poi, ci sono anche molte più squadre quest'anno che giocano con tre attaccanti rispetto al passato, insomma. Domenica ci sarà qualcuno, sicuramente abbiamo la possibilità di, vabbè, a parte Juric, però possiamo utilizzare Bocchetti, Van den Bora, lo stesso Gasbarroni, quindi speriamo di avere anche più energia, più giocatori insomma freschi che possono dare un contributo. È chiaro che la rosa di quest'anno è sicuramente più importante, ci permette anche di sopperire alcune assenze, alcuni infortuni importanti che abbiamo, magari in modo migliore rispetto al passato. Genova è una società ricca di tradizione, di storia, la senti dove ti alleni anche a Pegli, ci sono tanti posti che comunque richiamano questa storia del Genova, il Ferrari, lo stadio, però mi sembra che al di là della storia sia una società adesso che abbia anche un presente e un futuro, e soprattutto un futuro. E questo, insomma, mentre prima si parlava solo del passato, riuscire a parlare del presente e possibilmente del futuro mi sembra un bel passo avanti.